Prima di inoltrarci in quello che è il tema che vi ho accennato, un rapido saluto che ci fa piacere poter fare questa mattina, sempre tenendo il contatto con voi amici telespettatori, alla signora Giovanna di Mattinata, una signora che ci segue sempre con tanta attenzione e alla quale vogliamo, ecco, rivolgere il nostro pensiero in questa nostra diretta. Bene, parliamo ora di un film documentario che ci introduce ad una tematica importante. I registi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan hanno realizzato un film documentario dal titolo Libera Nos, il trionfo sul male. Si tratta del primo lavoro cinematografico sul Ministero dell'Esorcismo che si è avvalso della supervisione dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, intervistando sacerdoti esorcisti, teologi, biblisti, liturgisti, psichiatri. Di questo documentario e soprattutto dell'importanza della preghiera per scacciare il male, ne parleremo con padre Paolo Carlin, che è sacerdote cappuccino, teologo morale, portavoce dell'Associazione Internazionale Esorcisti, di cui è anche coordinatore nazionale. Ma prima vediamo il trailer di questo film documentario. Egli disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Il diavolo esiste, i demoni esistono. Ma come siamo certi che esiste il demonio? Se esiste, chi è Satana? Il demonio non è un essere mitico, è un essere realmente esistente e agisce nella storia sia individuale sia nella storia comunitaria dell'uomo. In ogni Padre nostro chiediamo di essere liberati dal maligno. Non è un male generico, il male di cui si parla nel Padre nostro, è un male personale. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i demoni e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però, perché anche i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Questo dunque è il trailer del film documentario e come vi accennavo vogliamo approfondire questo importante tema con padre Paolo Carlin, sacerdote cappuccino, teologo morale e portavoce dell'Associazione Internazionale Esorcisti di cui è anche coordinatore nazionale. Buongiorno e benvenuto, pace bene padre Paolo. Pace bene a tutti voi, bentrovati. Ecco, iniziamo subito col chiederci qual è l'obiettivo di questo strumento di divulgazione che è dedicato ad un tema di cui poco si parla in maniera adeguata, l'esorcismo alla luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa. Innanzitutto è chiarire una volta per tutte, oserei dire, cosa è veramente l'esorcismo, la preghiera di esorcismo della Chiesa Cattolica. Proprio perché risentiamo di quello che è la realtà horror e splatter di film su questo tema. Quindi, in questo documentario film, noi, guardando al Magistero, all'esperienza della Chiesa e a tutto ciò che è la realtà rituale della Chiesa Cattolica, diciamo la verità di questo ministero delicato e molto importante all'interno di una realtà di guarigione e liberazione dal male e dal maligno. Ecco, padre Paolo, si tratta di un'azione che si compie in nome di Cristo e della Chiesa, quindi lo può e lo deve esercitare esclusivamente un sacerdote adeguatamente preparato e mandato a questa missione. Quale ruolo possono avere i laici? Il sacerdote che può celebrare l'esorcismo è innanzitutto un sacerdote che ha la licenza del vescovo, quindi specifica. I laici o gli ausiliari del sacerdote, che possono essere anche religiosi o sacerdoti, possono aiutare nella preghiera
il sacerdote esorcista. Questo è il principale compito. Laddove ci sia necessità di impedire alla persona tormentata dal maligno in modo straordinario di farsi del male, far del male ad altri, anche con l'aiuto anche dei parenti, di aiutare a evitare questo. Ma principalmente è la preghiera. Accennava al fatto che certa cinematografia ci ha purtroppo abituati a questa interpretazione fuorviante, riduttiva, spettacolarizzata, ecco, della preghiera di liberazione del male, con questa chiave horror che caratterizza tante delle opere che purtroppo vediamo. Ma in realtà, ecco, con quale spirito si vive e si pratica un esorcismo? È una realtà, come diciamo anche nel film, di luce. Veramente si sperimenta la realtà del male, ma anche la sua impotenza. Non è onnipotente, perché è una creatura, non è un dio il maligno. Si sperimenta invece la realtà della luce, della forza, dell'amore, della grazia di Dio, che riportano la persona e tutti gli astanti alla verità assoluta di Dio, che è pace, gioia, verità assoluta, serenità. C'è un proprio una veramente un si vede gradualmente un processo di liberazione da questo che è la presenza oppressiva e asfissiante del male sulla persona stessa. Quindi un momento sì di sofferenza, perché c'è anche un momento di sofferenza oltre che spirituale anche fisica a volte, ma alla fine quello che trionfa è la serenità, la pace e la liberazione totale da queste oppressioni malevole. Introducendo il tema trattato in questo film documentario, abbiamo anche fatto cenno alle tante figure coinvolte nella supervisione e nella realizzazione dello stesso, figure che ritroviamo anche nello stesso esorcismo. Perché dico questo? Perché ci sono dei segni indicatori della necessità di un esorcismo che vengono letti sotto diversi aspetti. Non può mancare quello ovviamente medico-psichiatrico, oltre che teologico. L'esorcista oggi non è da solo. Questa è un'altra cosa che bisogna sfatare, che arriva dai film. Sembra che la battaglia sia fra il demonio e l'esorcista. No. Qui la battaglia è fra le forze del male e la realtà di bene di Dio, che attraverso la sua Chiesa interviene e libera. E l'esorcista, in questo combattimento, di cui non è il protagonista, ma è uno strumento, il protagonista è Gesù nella sua morte e resurrezione, che adesso fra poco celebreremo nel giorno di Pasqua, si avvale l'esorcista di anche di un'equipe di specialisti, psichiatra, psicologo, alle volte anche un sociologo, alle volte anche un avvocato se serve, per poter aiutare a tutto campo la persona che chiede a lui aiuto e sollievo dalla sua sofferenza dovuta all'azione straordinaria del maligno. Quindi l'esorcista non è mai da solo, oltre agli ausiliari che lo aiutano nella preghiera, ci sono anche specialisti a livello psichico e psichiatrico. Ecco, tra i segni e le principali astuzie che il nemico utilizza per entrare nella vita di queste persone, uno degli ambiti particolari è quello di insinuare nelle menti la negazione della sua esistenza. Ecco, quali sono le armi a nostra disposizione per riconoscere e difenderci dai suoi tranelli? Intanto premetto che non credere all'esistenza del demonio, come non credere all'esistenza di Dio, questo non cambia la realtà esistente del demonio, la realtà esistente di Dio. E chi non crede al demonio non è certo salvo dalla sua azione straordinaria, anzi facilmente può nascondersi nelle cose anche fra virgolette ordinarie della vita e ingannare la persona. Gli strumenti sono quelli che ci ha dato Gesù. Gesù ci ha dato innanzitutto, mi piace inquadrarlo nella logica militare di San Paolo, lui che era un legionario, ci ha dato la parola, il Vangelo, Gesù stesso che ci insegna i criteri di scelta, comportamento e stile attraverso quello che fa e dice. Questi sono l'elmo che protegge il libero arbitrio, la volontà dalle suggestioni, dagli inganni, dalle tentazioni del maligno. Poi abbiamo la spada per combattere le tentazioni al momento che avvengono, e questa è la preghiera. La preghiera cos'è? Non è sciorinare formule, ma anche se lo usiamo è in realtà uno strumento che ci mette in dialogo con Gesù.
Quindi è un dialogo con Gesù, con Maria, con i santi, con gli arcangeli, con l'angelo custode, tutte persone che loro, al momento che le invochiamo nella preghiera, interverranno e allontaneranno e combatteranno Satana. Non noi con la preghiera fa intervenire chi lo allontana, Gesù, Maria, i santi, gli angeli. Poi il terzo strumento che Gesù ci ha dato, non solo per combattere il maligno, ma per rimanere in relazione con lui, non da ultimo sono i sacramenti. I sacramenti sono la corazza spirituale. Il sacramento della riconciliazione, che è più temuto da Satana, proprio perché esercita l'umiltà e l'umiliazione, i due strumenti che Gesù dalla croce ci dà per sconfiggere il superbo, il male. Gesù nasce umile e muore umiliato, così sconfigge Satana. E poi il sacramento della Eucaristia, che è il pane eucaristico, che è il pane di salvezza, la forza spirituale per l'animo. Satana può colpire il corpo, ma non può colpire l'animo e lo spirito dell'uomo. Solo una cosa permette a Satana di arrivare a ghermire l'anima e lo spirito dell'uomo, questo è il peccato. Quindi il sacramento della riconciliazione o confessione, il sacramento dell'Eucaristia devono essere frequentemente e sempre presenti nella vita del cristiano. Quindi l'elmo della parola di Dio, il Vangelo, la spada della preghiera, la corazza dei sacramenti tengono alto lo scudo della fede per respingere i dardi infuocati del maligno nelle sue tentazioni e suggestioni. Ecco, Padre Paolo, è un argomento così importante, così vasto, che oggi abbiamo avuto modo solo di tratteggiare nei suoi aspetti molto molto superficiali e generici, ma abbiamo compreso, sì, grazie alle sue parole, ecco, già degli aspetti importantissimi. Rapidamente, perché abbiamo qualche secondo ancora a nostra disposizione, sì, mi piace poter ricordare questo aspetto, la sua esperienza in qualche modo iniziata nel segno di Padre Pio. Per lei è un punto di riferimento in questo ministero? Padre Pio lo invoco sempre, tutte le volte che si fa la litania dei santi all'interno del rito, io inserisco anche Padre Pio, era uno dei grandi combattenti del maligno, anche perché in accordo col Signore aveva questa realtà di combattimento, la notte di vessazioni e anche di forti vessazioni, forti disturbi notturni, anche violenti, ha subito anche delle ferite da parte del maligno. Padre Pio poi ne porto indegnamente, io come lui, il saio di San Francesco, sono un suo confratello nella famiglia Cappuccina. Certamente Padre Pio, come diceva spesso, è un esempio di, come tutti i santi, di realtà reale, concreta, coerente di vita cristiana, non solo come religioso, ma innanzitutto come cristiano. E lui stesso diceva, come cristiano, l'arma più potente, tra virgolette, diciamo così, ma l'arma più decisiva nel combattimento contro Satana è il rosario, che tra la parentesi definiva anche la chiave che apre la porta del paradiso. Quindi il rosario è una preghiera che allontana il maligno, perché certamente all'interno contiene sia il Vangelo, sia l'invocazione alla Trinità, sia l'invocazione al Padre Celeste, sia non di ultimo l'invocazione alla Madre del Cielo. Padre Pio, sì, certamente è importante nel mio ministero. Grazie Padre Paolo, la saluto. Ecco, con la promessa di tornare presto tra noi per entrare più nel dettaglio di un tema che riteniamo sicuramente importantissimo e fondamentale da poter acquisire, ecco, nel nostro cammino di fede. Grazie, buona grazie settimana santa. Grazie a voi, santa settimana, soprattutto santa resurrezione in Cristo. Pace e bene a tutti. Pace e bene Padre Paolo. Ci fermiamo e poi di nuovo insieme, avviandoci in ulteriori momenti di approfondimento.